Salve a tutti e grazie per essere con noi. Benvenuti a questa puntata di Virtual Salons Discourses on Black Italia, in cui presenteremo l'antologia Future, il domani narrato dalle voci di oggi, curata da Ijaba Shego. Questa è la prima antologia di racconti scritti da donne afrodiscendenti che vivono in Italia. Prima di cominciare, vorrei darvi una breve introduzione su questa serie. La domanda da cui nasce questa serie è come si può analizzare le intersezioni e i strati relativi a razza, identità e cittadinanza in Italia. Ispirato dal corso Black Italia della professoressa Angelica Pesarini in Italia di NYU Florence, ogni puntata in questa serie darà l'opportunità a studiosi, artisti, scrittori e attivisti di approfondire questi temi. Nelle ultime puntate abbiamo parlato con Shailene Green, professoressa di cinema a UCLA, e con la scrittrice Francesca Melandri di come la razza e l'identità influenzano l'Italia coloniale e l'Italia postcoloniale. Abbiamo avuto una presentazione di Mats Mengistė del suo nuovo libro The Shadow King e una discussione con lo scrittore Amara Lacus, la sceneggiatrice Taqwa Ben Mohamed e la scrittrice Wissal Hubabi sulla razzializzazione e l'arte di artisti nordafricani. Mi chiamo Candice Whitney e da 2016 a 2017 ho condotto una ricerca tramite Fulbright in Italia. Inoltre sono una traduttrice e attualmente sto traducendo Future con la mia collega Barbara Ofosu-Sumoa. Ora lascio la parola a Angelica così che possa presentarsi. Grazie mille Candice, grazie per introdurre questa nuova puntata della nostra serie. Siamo già alla terza puntata e io sono Angelica Pesarini e sono una docente di sociologia a New York University Florence e mi occupo di intersezioni di razza, cittadinanza e identità, con un focus sull'Italia coloniale e postcoloniale, e mi occupo anche di investigare la razzializzazione del discorso politico italiano relativo all'immigrazione. Grazie Angelica. Oggi per la presentazione di Future, oltre Angelica, abbiamo con noi Alessa Herrero, Edis Tesfamarian e Ndakambai. Alessa Herrero vive a Lisbona, è enabler per il progetto internazionale Slate Black World Arts in collaborazione con la compagnia Teatro Grio e si occupa anche di produzione. È un artista, ex membro fondatore dell'Istituto della Donna Nera in Portogallo e ha partecipato come performer alla Bocca Biennale di Arte Contemporanea nel 2019. Edis Tesfamarian vive a Milano. Dopo gli studi in scienze politiche alla Statale di Milano, si è trasferita in Olanda dove ha studiato sociolinguistica, ricercando e scrivendo di identità, afrodiscendenza e italianità. Attualmente vive e lavora nella città Mengnina, dove continua a occuparsi di afrodiscendenza e rappresentazione identitaria. Ndakambai vive a Ferrara, ma anche a Venezia e Udine. È laureata in giurisprudenza e si occupa di divulgazione scrivendo per numerosi portali online. Opera nel mondo dell'oceanizzazione ed è vicepresidente dell'associazione Diversity. Per me è un grande piacere facilitare questa lettura e discussione. Per me e per la mia co-traduttrice Barbara Fosu-Sumoa, questo libro è molto importante in quanto donne nere che vivono nei States e che hanno legami con l'Italia. Per questa discussione invito le autrici a leggere brevi estratti dai loro racconti su alcuni temi e commenteremo ciascun tema prima di passare al successivo. Potete scrivere i vostri commenti e domande nella chat e risponderemo alla fine. Per il primo tema invito le scrittrici a leggere gli estratti sul seguente tema, fuga. Edis, puoi cominciare?
Grazie. Finalmente ero all'estero. Finalmente vivevo l'International Experience. Finalmente anch'io ero un expat. Poco dopo, però, ho capito che expat, se sei nera, si dice refugee. Mi ero trasferita in Olanda alla ricerca di un paese più aperto dell'Italia, più prospero dell'Italia e meno razzista dell'Italia. E pian piano ho realizzato che mentre a casa potevo almeno giocarmi il fatto di essere una mosca bianca, una ragazza milanese come molte, ma differente per via della pelle nera, nella multiculturale Olanda ero percepita come qualsiasi donna nera immigrata di recente, una rifugiata per l'esattezza. Non potevo più far leva sul mio accento milanese, sul mio vocabolario o sulla conoscenza del territorio che mi circondava per far capire di che pasta fossi fatta. Anche la Maddalena, di circa 18 anni, potrebbe guadagnarsi da vivere perché, oltre ad una buona educazione e istruzione, è ben addestrata nei lavori di cucito e ricamo, abile assai nell'arte culinaria, brava nel disimpegno di tutte le faccende domestiche, ma si rifiuta ostinatamente di andare a servizio presso qualche buona famiglia italiana. Vorrebbe invece essere impiegata presso qualche ufficio governativo e dallo scopo insiste per uscire dalla missione. Fino ad oggi siamo riusciti a trattenerla, ma alla fine dovremo cedere perché non intendiamo violentare la sua volontà ed obbligarci alla vita di secondini. Corriamo a casa, premo sull'acceleratore, però non ci voglio arrivare a casa. Non voglio tornare e vedere mia cugina un'altra donna, una donna che piange la morte del figlio. Sarebbe una trasformazione prevedibile, certo, ma è avvenuta negli attimi della mia breve assenza e senza qualcosa di tangibile ad averla causata. Il dolore non è lì, il corpo di mio nipote non è sotto ai nostri occhi. Mi sembra che lui sia sempre stato morto, fa male lo stesso, ma è una sensazione protetta dal callo del tempo, come una corazza, e non rischia di tracimare sul mio oggi, o almeno sul mio ora, o anche sul mio ora mentre guido a tutta velocità. Oggi si chiedeva se andarsene fosse stata realmente l'unica opzione possibile. Pensò che nessuno dovrebbe sentirsi obbligato a lasciare la propria casa. Lei si era sentita così, senza più energie per resistere. Non se ne faceva più una colpa. Quella terra l'aveva respinta, rifiutata, e lei era venuta a riconciliarsi con quella che una volta era stata casa sua. Grazie per la lettura. Alessa Angelica, in che modo il tema della fuga è trattato nella tua storia in confronto alle... Sì, in che modo il tema della fuga è trattato nelle vostre racconti? Angelica, se vuoi puoi cominciare. Certo, allora innanzitutto volevo salutare le autrici, sorelle di questo libro, non solo quelle presenti ma anche quelle che hanno contribuito a dare vita a future. Volevo davvero mandare un abbraccio forte, ringraziare anche la nostra casa editrice FQ, Silvia Costantino, Francesco Quatraro e Gia Bascego, Camilla Hawthorne e Prisca Augustoni che hanno contribuito a introduzione, prefazione e postfazione di questo libro. La fuga è un tema, è il tema, uno dei temi centrali del mio racconto. Infatti, in questo modo è proprio attraverso l'idea di fuga che conosciamo la protagonista del mio racconto, che si chiama Maddalena, una ragazza di 15 anni, nata nel 1919 ad Asmara. È una ragazza italo-eritrea, nata quindi da un padre italiano e da una madre di cui non sappiamo praticamente nulla, dato che nei documenti è totalmente assente. Questo racconto è stato scritto basandomi su dei documenti di archivio veri. Maddalena è una ragazza che è stata cresciuta in un collegio, uno di quei cosiddetti collegi per meticci. Questo era il gergo fascista per indicare persone appunto nate da una relazione tra un uomo italiano e una donna africana.
viene messa in questo istituto a 18 anni quando la conosciamo, e quello che sappiamo è che se ne vuole andare, non vuole fare quello che la società dell'epoca si aspetta per lei, cioè fare la serva, fare la cameriera in qualche famiglia italiana, ma vuole avere un lavoro prestigioso, vuole lavorare in un ufficio governativo. E l'idea di fuga, insomma, è presente, perché gli stessi, appunto, il vicario apostolico, è proprio per quello che scrive questa lettera, perché questa ragazza manifesta l'idea di andarsene. Quindi c'è in tutto il racconto la possibilità che qualcosa succeda, appunto, una fuga. Allora, il mio racconto invece parla della storia di Matimba Sule, che torna a Roma, quindi la fuga è già avvenuta, e quando torna in questa città che è Roma rivive alcune delle esperienze che fanno poi mettono in luce il perché di questa fuga, no? Quindi l'idea è di portare all'interno del racconto la fuga come possibile elemento di liberazione da uno stato che per la protagonista ai tempi in cui viveva a Roma rappresentava dolore, oppressione, e anche questo piccolo pezzetto, questo frammento che io leggo è anche per capire se è possibile realmente poi fuggire da qualcosa che abbiamo dentro, no? Se anche andando via, l'abbandono dello spazio fisico può realmente rappresentare una soluzione per quello che ci provoca dolore, e quindi se è veramente una possibilità oppure no nel caso di Matimba. E si chiede anche se l'idea di perché le persone devono vivere situazioni per cui addirittura pensano alla fuga come possibilità di liberazione, no? E se questo debba essere realmente necessario. In realtà poi tramite il racconto si capisce che per quanto si possa andare lontano ci sono delle cose che vanno affrontate e risolte, e cicli che vanno chiusi, perché nonostante passi il tempo ci sono delle cose che fanno parte di noi nella costruzione di quello che noi siamo, quindi non c'è via di fuga possibile. Grazie Angelica e Alessa per le vostre spiegazioni su come la fuga è un tema principale ai vostri racconti. Vorrei adesso passare al tema ripartenza. Addis, puoi cominciare di nuovo? Back to Milan, perciò. Ed eccomi qui, a ripensarmi nei panni di un'afro-italiana espatriata in Olanda e rimpatriata a Milano, a riflettere sull'importanza di saper porre in prospettiva tutto ciò che ci accade. Così si ricomincia. Il dolore, prima fresco e palpabile, lascia lo spazio a quello che viene dopo. Si serve l'occhi a chi ne ha bisogno e si dà spazio a ciò che viene. E mia cugina dice che dobbiamo pensare a quelli che il suo bimbo ha lasciato. Telefona, la gente le risponde e riattacca, perché prima di andare avanti bisogna andare oltre. Grazie Ndaka Ades. Puoi dirci di più su come il tema di ripartenza si presenta nei vostri racconti? Vai Ades. Ok. Il mio, anzitutto, La Maratona Continua, è un racconto autobiografico che brevemente
racconta la mia esperienza di appunto ragazza insoddisfatta, donna insoddisfatta della sua città, del suo paese, e che ne cerca uno ancora più aperto che possa darle prospettiva di crescita lavorativa e di speranza anche nel costruirsi un futuro anche attraverso una famiglia, anche cosa che vedevo per me stessa un po' in maniera limitata fin tanto che ero qui a Milano, perché non vedevo sbocchi per il mio futuro a seguito degli studi intrapresi, ma anche per la voglia di internazionalità. Nel racconto dico anche di come l'andare dopo qualche anno dopo ha seguito qualche anno dopo il ritornare, e quindi per me la ripartenza è stato un tornare nella mia città natale, e ripartenza è stato sinonimo di nuovo inizio, no? Un inizio che con prospettive differenti da quelle che mi ero posta e che non riuscivo a cogliere quando son partita per l'Olanda insoddisfatta della mia città. E quindi ripartenza per me ha un'accezione del tutto positiva, è un riniziare per costruire e andare avanti per un futuro migliore nella mia città. Nel mio racconto invece la ripartenza è proprio una ripartenza, non è una partenza e non è un inizio che insomma ci tenevo a far presente che non era un inizio che originava dal nulla, è un inizio, è una partenza che muove le mosse da qualcos'altro, no? E in particolare nel mio racconto, che comunque si muove tra l'ultimo dell'anno e l'inizio del nuovo anno, che di per sé è considerato da tutti, no? Un nuovo inizio, e si incontra anche con la morte e la vita, e quindi tante cose che finiscono e che ricominciano, e quindi una veglia, un veglione che diventa una veglia, e persone che si trovano di fronte all'esigenza appunto di ricominciare, ed è per questo che è un'idea di futuro, è un'idea di ciò che sta avanti, che perché abbia insomma spazio di esistere deve fare i conti con qualcosa che viene prima, e segna proprio lo stretto legame tra l'inizio e la fine, o comunque la pacificazione di un presente costante. Grazie Ades e Ndak. Per me è molto interessante sentire le vostre spiegazioni e anche paragonare fra l'ultimo tema che abbiamo appena sentito, la fuga. Quindi vi ringrazio per le vostre letture e spiegazioni. Adesso vorrei passare al terzo tema, l'appartenenza, e di nuovo Ades, se puoi cominciare. C'era un rovescio della medaglia in tutto ciò. Se il mio aspetto mi condizionava, potevo anche girarlo a mio favore. Così cominciai a frequentare assiduamente la comunità di rifugiate e rifugiati eritrei di Tilburg. In poco tempo iniziai tra loro a conquistare un'innegabile popolarità. Sedute di trucco in cambio di lezioni di guai, l'Eritrea, treccia ai capelli in cambio dei miei racconti sull'Europa, lezioni di inglese in cambio di un piatto di sgni.
Finalmente avevo trovato la mia comunità expat, fino a Tilburg per riscoprire le mie origini eritree. Chi l'avrebbe mai detto? Asmara, colonia primogenita, la perla dell'impero. Vedrai, ti sembrerà di stare in Italia, le aveva detto con orgoglio un'anziana signora eritrea conosciuta in aereo. Sul momento quella premonizione le era sembrata un po' azzardata, ma non ci mise troppo a capire che c'era del vero in ciò che l'anziana donna le aveva preannunciato. Ed era anche per questo, in fondo, che aveva intrapreso il viaggio. Voleva capire quel legame tra Africa e Italia, seguendo le storie di chi quella storia l'aveva vissuta sulla propria pelle, letteralmente. Le storie di bambine e bambini nati da un'impresa coloniale, in un crocevia di razza e identità, in cui il sangue non era acqua. Si ricordò di come durante l'attesa di Maya le sembrava di stare elaborando un lutto, alla fine del quale avrebbe celebrato la vita. Con l'arrivo di sua figlia, una parte di lei sarebbe morta per sempre, per dare vita a un altro essere. Fu a partire da questo sentire che durante il parto, per un istante, aveva visto la morte. Un istante nel presente in cui tutto il suo passato fin lì si era fatto eterno, rinchiuso in una miriade di ricordi che le sfilavano di fronte uno per uno. Gli stessi ricordi che aveva rivisto durante l'atterraggio. Nello stesso frangente in cui vide la morte, quel parto aveva generato un minuscolo frammento di futuro. Mentre guardava la sua bambina, ormai giovane donna, si rese conto di quanto l'italiano che Maya parlava, sebbene in Italia non ci fosse mai vissuta, era un chiaro segno di un passato che Maya non conosceva direttamente e che era altrettanto suo. Ma adesso era lì, ce l'aveva fatta essere presente e forse ancor prima di quanto ne fosse cosciente sua madre, sapeva che quel ritorno a Roma sarebbe stato un altro momento di morte e vita. I denti sopravvivono ai loro morti. Assieme a loro sopravvive l'appartenenza a qualcosa di più grande e tenuto insieme da tante cose belle e brutte. Ad entrambe le sfere, quella delle cose belle e quella delle cose brutte, appartiene l'amore. Grazie a tutte voi per aver letto questi estratti. Adesso vorrei sapere in che modo l'appartenenza è un tema rilevante nel tuo racconto. Allora, per me, grazie della domanda, Candice, l'appartenenza è un tema molto importante perché essendo figlia di migranti in Italia, ma essendo cresciuta in un contesto maggiormente bianco, ho passato quasi tutta la mia vita a confrontarmi con i miei compagni italiani e le mie compagne italiane e questo si è riperpetrato anche all'estero, quindi quando ero in Olanda mi confrontavo e equiparavo sempre ai miei compagni italiani espatriati anche in università e solo lì mi sono resa conto che io non appartenevo alla maggioranza italiana, insomma me ne sono resa conto solo lì in maniera così chiara, no? Quando ho trovato compagni d'università italiani con cui mi rapportavo e che finalmente pensavo di aver trovato qualcuno dei miei che mi chiedevano se sapessi l'italiano perché ho fatto l'Erasmus in Italia. Allora già lì mi sono fortemente resa conto che non appartenevo a quel gruppo, o almeno non appartenevo a quel gruppo in totale. E allo stesso tempo è importante questo tema perché avevo messo un po' da parte le mie origini, avevo messo da parte un po' il mio essere eritrea al di fuori del contesto familiare e quindi trovare una comunità di eritrei lì mi ha fatto di nuovo rendere conto che l'appartenenza non deve essere per forza univoca a una cultura, ma può essere a più facce.
Adesso il tuo racconto mi fa pensare anche della mia prima esperienza in Italia e trovare una comunità di cui posso farmi sentire una parte del gruppo. Quindi per me il tuo racconto mi ha toccato molto. E Angelica, tu puoi parlare di in che modo l'appartenenza è un tema rilevante nel tuo racconto? Certo, sì, allora diciamo che essendo una storia semivera, no? Quella che racconto, cioè come dicevo prima, ci sono moltissimi dati veri, ho cambiato alcune cose, insomma, per rispettare la privacy della persona in questione, però ecco, diciamo che la storia a grandi linee è più o meno quella. E l'appartenenza è un nodo centrale, perché la mia storia inizia quando leggo la prima lettera di Maddalena nel 1931 ad Asmara. Quindi pensiamo un po' in quel periodo cosa succede. Nel 22 c'è stata la marcia su Roma, nel 35 inizierà l'invasione dell'Etiopia, il 9 maggio del 36 viene dichiarato l'impero dell'Africa orientale italiana e poi dal 37 al 40 ci sono tutta una serie di leggi razziali che vengono applicate proprio nelle colonie, e nel centro di tutto ciò ci sono i primi italiani e le prime italiane nere, quindi persone nate da una relazione mista tra un uomo italiano e una donna africana che per diritto di sangue, quindi questo famoso ius sanguinis che ci perseguita da tanto tempo, proprio per diritto di sangue loro sono italiani se il padre li riconosce. Ora, questo non era il caso più frequente, nel senso che molti degli uomini italiani in colonia o erano già sposati e avevano una famiglia in Italia, per cui avevano una permanenza di un certo periodo in Africa e poi tornavano in Italia, quindi non pensavano certo di portarsi dietro i figli nati dalla relazione con una donna nera. Abbiamo dei casi famosi, in particolare penso a Isabella Marincola, la sorella di Giorgio Marincola, il partigiano italo-somalo. Ecco, lei la sua storia è proprio quella, è uno di quei casi in cui il padre decide di togliere i bambini alla madre biologica, che si chiamava in questo caso Askiro Hassan, una donna somala nata nel 1901 più o meno, e poiché è una donna nera, quindi non può essere una madre. È interessante notare da documenti di archivi come le donne nere vengono definite. In particolare un giornalista dice: le donne nere, ci sono femmine in colonia, ma non ci sono donne. E intendendo che la donna è solo bianca, quindi la madre è bianca, e quindi quest'uomo, Giuseppe Marincola, decide di togliere i figli meticci alla madre biologica e di portarli in Italia, nell'Italia fascista, e di farli vivere con la moglie, una donna bianca italiana. Quindi immaginatevi la situazione, no? Una situazione davvero, davvero complicata. E l'appartenenza, questa storia, questo racconto, ci fanno davvero capire l'identità italiana, come il colore sia una componente fondamentale, quindi questa bianchezza normativa che caratterizza l'italianità. E per tutta la vita Isabella si dice, no? Quando lei torna in Italia dopo aver passato un po' di anni in Somalia, va a fare una richiesta in un ufficio anagrafico e qualcuno le dice: signora, ma perché non se ne torna al suo paese? E lei insomma dice: ma io di che paese sono se nessuno riesce a vedere che io sono italiana? Per quale paese è morto mio fratello Giorgio all'età di 22 anni per liberare l'Italia dalla violenza nazifascista? Quindi questo racconto, diciamo che ci fa capire un po' il peso di categorie come razza, intesa proprio nella costruzione sociologica, come la razza, l'identità e la cittadinanza siano davvero tre temi fondamentali all'interno di quella che è la cosiddetta identità italiana. Mm-hmm. Sì, grazie Angelica, sono completamente d'accordo. E sì, questi temi di razza, identità, cittadinanza, appartenenza sono temi
principali in Italia sono legati anche a questo passato coloniale, l'Italia postcoloniale. Vorrei anche che Alessa, se tu ci puoi raccontarci un po' in che modo l'appartenenza è un tema rilevante nel tuo racconto. Allora, partendo dal presupposto che ovviamente mi identifico con molto di quanto già stato detto sia da Hades che da Angelica, poi sì, nei nostri confronti si rivela essere la questione dell'appartenenza poi un filo comune a tutti noi che cresciamo in contesti che non sono originariamente nostri, no? Nel mio racconto, che però è anche un po' quello a cui credo, ovviamente quello a cui credo nella vita, intanto c'è una certa questa idea di futuro e di società post-razziale, tra le righe è evidente che io non ci creda, non credo che il passare del tempo ci stia avviando verso società post-razziali, anzi, purtroppo assistiamo anche a molte cose che ci fanno rendere conto del contrario, cioè un attaccamento sempre più forte a questa idea di nazioni, Stato-nazione, Europa, nazionalità e una necessità di proteggere frontiere da Covid piuttosto che da corpi non particolarmente grati, che va avanti addirittura nel tentativo di sconfiggere un virus, si è fatto il tifo per i propri paesi come se fosse una questione nazionale, quindi questo ci dovrebbe far pensare molto, no? Matimba, il mio racconto, eppure c'era odore di pioggia, è un fiction pseudo-autobiografica. Matimba va via perché non riuscì mai ad appartenere, a trovare uno spazio che fosse casa nella città in cui era nata, per poi come Hades in un certo qual modo rendersi conto che la nostra casa siamo noi, quindi per me la questione dell'appartenenza oggi significa poter appartenere a qualsiasi spazio nel momento in cui appartengo a me stessa e la mia casa sono io, quindi tutti gli spazi sono miei e tutti qualsiasi posto può essere la mia casa indipendentemente da quello che mi dicono fuori, quello che ogni volta che esco dalla porta di casa mia il resto del mondo vuole gridarmi. Io sono di qualsiasi paese, no? Angelica diceva di che paese sono, ho smesso di farmi questa domanda, sono del mondo e penso che indipendentemente dalla possibilità di società che contemplino questa opzione dovremmo concentrarci su questo e crearci delle appartenenze micro che si contagino sempre di più fino ad arrivare al macro. Questa è l'utopia in cui mi sento di poter credere oggi. Grazie Alessa, sono d'accordo che è molto importante pensare di noi stessi come persone del mondo e pensare della nostra appartenenza oltre i confini che ci sono in questo mondo. Quindi grazie a Ndak. Vorrei anche sentire i vostri pareri, i tuoi pareri. Da parte mia sì. Mi rendo conto, mi sono resa conto durante le presentazioni
di future, che c'è anche un'appartenenza oltre a quella di cui ho scritto io nel mio racconto, ed è l'appartenenza con queste donne, no? L'appartenenza che condividiamo, perché non è scontato che partendo da un'antologia siamo in grado, attorno a dei temi, di insomma di descrivere, di disegnare degli spazi in cui riusciamo a vivere tutte quante a prescindere dal nostro vivere singolare e a prescindere dalle nostre esperienze. E quindi per me Future è stato ed è una bella manifestazione di appartenenza che non era scontata prima dell'uscita di questa antologia. Io infatti ero anche un po' scettica all'idea di partecipare, e poi in realtà mi ha dato modo di trovare nuovi spazi, non per forza fisici, ma spazi miei all'interno dell'infinito di 11 persone, e questo è veramente fuori da ogni immaginazione. Poi c'è l'appartenenza anche nel mio racconto personale, che è un'appartenenza per differenza, è un'appartenenza da cui mi estraniavo. Io non ho mai avuto problemi con il mio essere senegalese, però mi sono sempre anche resa conto che di fronte a un grosso impegno per ribadire la mia appartenenza all'Italia, no? Che forse era più la mia battaglia iniziale quando ero più una ragazzina, da un altro lato poi c'era anche una mia appartenenza a una storia familiare, a dei territori geografici che non avevo modo di vivere nel quotidiano, no? I miei sono senegalesi, lo sono anche io, sono cresciuta, sono nata e sono stata in Senegal per solo 2 anni, però ho comunque una mia appartenenza al Senegal e soprattutto una mia appartenenza al Senegal apolide in Italia. E ho coltivato questa appartenenza, e questa cosa qui si collega anche un po' a quello che diceva Alessa, no? Appartenere a me stessa prima di chiedere di appartenere ai luoghi che attraverso, e in un certo senso è quello che poi ho fatto anche io. E appartengo a me stessa e mi appartiene la storia di migrazione, mi appartiene il luogo della migrazione, mi appartiene il dolore, la gioia della migrazione, ed è questo il luogo in cui prospero, un luogo forse fittizio ed immaginario, ma che non chiedo che venga annesso all'Italia o da cui non provengo per essere assimilata all'Italia. Casomai può essere l'Italia a riconoscere che questo luogo della migrazione appartiene anche a lei, no? Se c'è questa Italia. Ed è un luogo che mi piace, che vivo e che condivido, e che ha delle abitanti e con cui mi è piaciuto e mi piace condividere pensiero e insomma dare voce alla nostra storia che è presente e attuale.
Sì, interessante questa cosa che dicevamo, no? Si nota un po' nelle nostre esperienze la fatica di appartenere ad un posto, perché noi siamo comunque di default non appartenenti, no? Siamo un po' corpi estranei in questo posto. E nel mio caso, per esempio, una soluzione che ho trovato, anche parlando magari con con le persone che ho intervistato per la mia ricerca, è un po' girare l'equazione, far sì che non sia un posto che ti deve appartenere, ma tu che appartieni a un posto. E quindi ci sono tantissimi posti in realtà che possono essere casa, partendo un po' dall'idea la casa è dove sono, no? Che è anche poi questo racconto mitico di Jabba, però la casa dove sono è vero, nel senso che la casa può essere dove c'è, dove ci sono gli affetti, dove ci sono gli amori, dove ci sono certe connessioni tattili, fisiche, sensoriali. E a me questo per esempio ha aiutato molto, ed è per questo forse che ho anche molta facilità a prendere, a togliere radici. A volte invidio un po' persone che sono state nello stesso posto tutta la vita, che hanno amici da tutta la vita. Questa è una cosa che io non ho mai avuto, nel senso che chissà, ho sempre poi per tante ragioni mi sono sempre mossa, ho viaggiato tantissimo e ho sempre avuto tante case, anche nella stessa città, nello stesso paese. E quindi è interessante come le persone magari razzializzate o che non sono parte della norma somatica e quindi che non appartengono a questa idea di identità nazionale normativa debbano trovare degli stratagemmi per avere un senso, no? di appartenenza. Ed è interessante vedere tutte le strategie che ognuna di noi ha messo in moto, insomma. Sì, questo libro direi che almeno per me mi ha aiutato a trovare una nuova, per me una nuova comunità in Italia di cui posso appartenere, come tutti voi avete già spiegato, che questo libro vi ha dato una nuova comunità, conoscere nuove persone, e questo libro mi ha toccato molto anche sulle le relazioni in English it's fine. Diasporic relations, le relazioni diaspore, le correlazioni diasporiche, direi, forse. Sì, grazie. Fra le persone afrodiscendenti. Vorrei anche passare a un altro tema, e la prossima è l'abbandono, e vorrei, Angelica, che puoi cominciare. Sì, allora, l'abbandono. Questo si rifà un po' a quello che dicevo prima, dei bambini metici, dell'appartenenza, in cui l'abbandono è una parte essenziale delle loro vite, per molti. L'Eritrea era diventata la prima colonia del Regno d'Italia in Africa nel 1890. Già nel 1905 i bambini meticci, così chiamati in gergo coloniale, erano un terzo, quelli registrati almeno. Il cosiddetto problema dei meticci sarebbe diventato in periodo fascista una delle priorità del regime, una piaga da debellare tramite leggi basate sull'idea di razza. Nel frattempo però la popolazione meticcia era aumentata e sempre più bambini si ritrovavano indigenti nelle strade. Così il governo coloniale decise di finanziare istituti ad hoc per nascondere la vergogna di questi piccoli italiani neri abbandonati dai propri padri italiani, brefotrofi noti come collegi gestiti da missionari cattolici. Suonò il campanello, magari le avrebbero permesso di entrare. Restò un po' lì, con la testa tra le grate, come quando il sabato aspettava da sola che mamma la venisse a prendere e suor Luigia se la prendeva con lei perché sua madre era sempre in ritardo. Se ne restò lì, con la testa tra le grate. Ora era suor Luigia che era in ritardo per venire ad aprirle il portone. Con chi se la poteva prendere lei? Con chi se la doveva prendere? Suor Maria era là. Perché non le apriva il portone adesso? Era per la placca? Quella placca era sempre stata lì, eppure l'avevano sempre lasciata entrare. Suor Maria?
Che c'è? Vai a giocare. Non mi fanno giocare. Perché? Mi hanno detto negra. Ma Matilde, è quello che sei, vai a giocare, forza. Suor Maria, mi hanno detto negra. Mi hanno detto negra. 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 Suor Maria? Suor Maria? Suor Maria non c'era. E il portone non si sarebbe aperto. Non c'era più tempo per aprire quel portone. Grazie Alessa e Angelica. Angelica, puoi parlarci di come l'abbandono ricorre nel tuo racconto e anche in confronto alle altre, agli altri temi che abbiamo parlato oggi? Sì, diciamo che forse l'abbandono si lega molto bene col pezzo letto da Alessa, che è davvero di una potenza devastante, no? Questa parola ripetuta così tante volte, una parola che ognuna di noi a modo suo ha sperimentato, no? Quindi sentirla sì, è qualcosa di molto violento, ma che non si può censurare, perché fa parte, no, della nostra esperienza vissuta. E i collegi di cui io parlo e Suor Maria di cui parla lei sanno questa connessione. E questi collegi erano gestiti nelle colonie, per esempio, da missionari cattolici, quindi suore per bambine e preti per bambini. E io sono riuscita a parlare con persone che sono vissute in questi collegi, queste persone che erano considerate la vergogna dell'impero e che quindi per una serie di ragioni finivano in questi istituti, che non erano orfanotrofi ma brefotrofi, proprio istituti per bambine e bambini considerati illegittimi, quindi nati al di fuori di una relazione matrimoniale riconosciuta. E quello che emerge è come il personale che gestiva questi collegi incarnava e credeva fermamente nei valori dell'epoca, nei valori coloniali, razzisti e fascisti. E questa parola che ha detto con così tanta potenza Alessa, anche io l'ho sentita tantissime volte, detta dalle persone che ho intervistato. Anzi, o ancora peggio, mi ricordo una signora mi diceva, ci chiamavano negre puttane. Quindi questa doppia connessione, essere una donna nera, diventerai una prostituta come tua madre. Questo era il pane quotidiano per molte delle bambine che vivevano dentro questi collegi. Queste sono delle storie che fortissime, che noi non leggiamo nei libri di storia, che noi non sappiamo, ma che sono parte fondamentale di quello che era l'esperienza coloniale. I famosi italiani brava gente, ecco, queste storie ci fanno capire che forse questo mito un pochino deve essere scalfito, perché un'impresa coloniale non ha mai delle basi positive, non porta mai delle cose positive. Un'impresa coloniale si basa su, parte proprio dall'espropriazione, lo sfruttamento di persone e di risorse. E quindi questi bambini nati in un crocevia di razza e identità, dove il sangue non era acqua, si ritrovano a vivere sulla propria pelle proprio tutte queste teorie che vagavano nell'aria, nell'Europa e nell'Italia di quegli anni, in cui se si era neri si apparteneva ad una razza, in questo caso razza biologica, inferiore, in cui se eri meticcio eri una persona, se eri una donna meticcia o cosiddetta mulatta all'epoca, tu eri considerata una creatura sterile. Questo è interessante perché questo mito è ancora un pochino, una signora che ho intervistato mi ha detto che insomma una volta era in ospedale per fare dei controlli della gravidanza e un uomo le chiese: ma come fai tu ad essere incinta se sei una donna mulatta? Questa parola terrificante che viene usata proprio ieri una specie di giornale che io definirei spazzatura ha fatto un titolo forte, ha messo la foto di Kamala Harris e ha detto: la vice mulatta sta già rubando la scena. Ecco, siamo nel 2020 in Italia e ancora
usiamo queste parole e ancora questi giornali spazzatura che dovrebbero fornirci informazione ricevono milioni di finanziamenti pubblici. Quindi è interessante vedere come non siamo mai arrivati al postcoloniale. Noi nel postcoloniale ci siamo solo a livello proprio di date e a livello storico, ma siamo sicuramente immersi nella colonialità ancora molto. Grazie Angelica per questa spiegazione e sono anche molto d'accordo su questa questione di coloniale, postcoloniale, perché è vero che è solo una cosa dei dati, ma vorrei anche sentire da te, Alessa, perché il tuo racconto era molto potente, era molto quindi vorrei anche lasciarti la parola. Allora, partiamo dal presupposto che credo che l'esperienza coloniale e soprattutto dalle indipendenze in poi esiste una pratica di abbandono costante da parte di chi prima ci ha violentato e poi semplicemente ha stabilito che avremmo potuto prenderci cura di noi stessi, essere in grado di autogovernarci a vari livelli, no? Quindi c'è semplicemente abbandono il territorio, così come le varie politiche sulla questione della cittadinanza che molti paesi europei mettono in atto perpetuano questo abbandono, no? Nonostante tu sia il risultato della mia invasione, perché noi mettiamo sempre l'accento sulle migrazioni, no? E mettere l'accento sulla migrazione e parlare di processi migratori toglie l'aspetto di responsabilità che esiste della migrazione come conseguenza di un'invasione. Non c'è, e quindi per me, quando anche spesso mi veniva detto che sono figlia della migrazione, no, io non sono figlia della migrazione, sono figlia dell'invasione e sono qui perché sono stati lì. Ma l'abbandono è costante nel momento in cui, nonostante tu sia qui oggi, non ti verrà concessa la cittadinanza, non ti verranno concesse varie cose, perché io porto avanti una politica di abbandono per cui non mi riguardi, non sei un problema mio, quindi sei un figlio meticcio e ti inserisco in un collegio, fai parte di questo territorio, nasci in questo territorio, ma non esisti, ed è quello che succede a Matimba quando, nonostante fosse nata a Roma, quando impara a leggere scopre dal suo permesso di soggiorno che la sua data d'arrivo corrispondeva alla sua data di nascita e quindi è come se la madre l'avesse partorita in aeroporto, no? Perché non solo c'è sul permesso di soggiorno c'è questa cosa assurda per cui c'è la tua data di nascita, la tua data d'arrivo e il luogo di arrivo, aeroporto di Fiumicino, quindi gli stessi documenti che ci vengono forniti portano avanti una grande menzogna, perché io non sono mai arrivata, io come Matimba e come le varie protagoniste di queste storie non raccontate, non siamo mai arrivate il giorno della nostra data di nascita all'aeroporto di Fiumicino. Quindi così come c'è una politica di negazione, c'è una politica di abbandono, dove indipendentemente poi dalla questione dei diritti non si tengono da conto tutta una serie di aspetti psicologici ed emotivi che determinano l'esistenza della maggior parte delle persone che nascono già abbandonate, il loro destino
è riprendersi costantemente da questo abbandono a cui sono sottoposte da parte delle varie politiche che vengono pensate per inclusione, per integrazione, ma sempre con quei piccoli cavilli che portano avanti questa azione dell'abbandono e di mantenerti al di fuori, in quel leggero limite che conferma che tu sei altro da questo, quindi non appartieni a questo territorio. E quindi sì, in realtà, indipendentemente da un abbandono fisico, che è quello a cui in questo caso Matimba cerca nell'istituzione o nel rappresentante dell'istituzione, che è questa Suor Maria, un minimo di supporto nella possibilità di essere altro oltre al tentativo di essere appellata con qualcosa che teoricamente dovrebbe essere dispregiativo, ovviamente questo supporto non arriva, perché l'istituzione non può tenere da conto, non è pensata per non abbandonarti. Sì, ci sono tanti trauma nazionali che direi anche la nazione nega, ma comunque influenzano le vite delle persone e si danno trauma alle persone, alle comunità. Adesso possiamo sentire il tuo parere? Sì, sì, che poi si riallaccia a quello che hai appena finito di dire, parlando di memoria, perché per me l'abbandono è sempre stato nello stesso contesto della memoria storica, che ho vissuto e sofferto tanto e continuo su di me, perché figlia di eritrei, cioè di ex colonizzati che vivono nel paese del colonizzatore. E per me quindi l'abbandono è l'abbandono della verità storica e l'abbandono dell'onestà intellettuale che ho vissuto all'interno del percorso scolastico, che è obbligatoriamente offerto a tutti gli italiani, no? Quando si parla d'Africa, quando si parla di quel che gli italiani brava gente fecero, l'Eritrea è appena appena menzionata, e quindi questo ha influito sull'opinione pubblica e sulla cultura generale pubblica nella non conoscenza di quello che è stato l'Eritrea e l'Italia, almeno il loro nesso, no? Che è quello, una delle tante cose che mi portava e mi porta tuttora ad arrabbiarmi quando mi confronto con persone che hanno studiato e che però non conoscono dell'Eritrea e hanno anche poi coraggio di chiedermi con beffardaggine e con insolenza perché sono qui. Cioè, come dice Alessa, noi non siamo arrivati qua, siamo il risultato di un'invasione. E quindi abbandono come abbandono della memoria storica. Mm-hmm. Questo. Grazie Ad, sì, grazie per averci raccontato su... Sì, siamo... Sì, in Italia si può dire che le persone sono lì perché gli italiani o gli altri erano lì. Dak, possiamo sentire anche il tuo parere? Io un accenno brevissimo che mi è venuto... che mi è emerso, insomma, soprattutto ascoltando Alessa, Angelica e Addes, come l'abbandono come uno strumento anche per togliere valore alle cose, nel senso che fin tanto che l'Italia
e non solo l'Italia, ma comunque la bianchezza popolava e invadeva l'Africa, e quindi c'era una presenza in Africa, e allora aveva rilevanza il concetto, per esempio, della razza, intesa anche socialmente. Nel momento in cui si è ritratta come un'onda, no? La presenza coloniale massiccia, che comunque non è mai andata a finire, ma quella massiccia, dico, allora è stato anche tolto il valore, è stato svuotato il tema della razza per non lasciare quell'arma, no? Quell'arma a chi la subiva per esercitare un proprio potere e manifestare, insomma, le ragioni, le proprie ragioni, e difendersi in un certo senso. E nel momento in cui allo stesso tempo le potenze coloniali manifestavano un'egemonia politica e poi hanno abbandonato il terreno, hanno anche tolto valore al significato che dicevo che come le potenze coloniali manifestavano un'egemonia politica, poi si sono ritratte, sono tornate indietro a casa loro e hanno tolto valore, hanno svuotato il significato di potere in Africa. Esisteva solamente fin tanto lo potevano utilizzare, questo potere. E quindi è importante anche questo significato di veramente abbandono come smantellamento degli strumenti di autodifesa di un continente. Io mi ritraggo, io vado via e le armi che fino ad oggi ho usato contro di te te le tolgo e le neutralizzo. La mia presenza, la mia attenzione ti dava rilevanza. Ora che me ne vado non è più uno spazio in cui esercitarla. Grazie Ndak. Grazie per questa spiegazione e sì, vorrei adesso passare all'ultimo tema e per concludere parliamo di doppia coscienza, un tema ideato da William Edward Bugard Dubois sulla coesistenza di due immagini di sé in termini molto, molto semplici, che si occupa di come ti vedi, come le altre persone ti vedono, e avremo Addis, Angelica, Ndak e Alessa a leggere brevi estratti su questo tema. Addis, puoi cominciare. Dall'esperienza olandese ho dedotto tre cose. Uno, quando è dura c'è un bel motto a cui pensare ed è The Marathon Continues. Due, la mia casa è dove sono è una frase da tenere sempre a mente, da espatriata, rimpatriata o rifugiata. 3. Se la vita ti dà i limoni, te facci la limonata. Sono la figlia di una violenza e lo sarei anche se i miei genitori si fossero tanto amati come in un bel fotoromanzo. L'amore ai tempi della colonia è impastato di ferocia. Un pugnale affilato minaccia e uccide anche se lo spalmi di miele. Qualche anno fa mi sarei arrabbiata per tutto questo fatalismo, però ora mi sta bene così. Col tempo impari che nella vita ci sono sacche di vita che sfuggono al nostro controllo o che subiscono le conseguenze del destino di altri. Non ci si può far nulla, bisogna solo accettare. Certo, ciò non deve essere una porta aperta per il passivismo. Mia mamma dice che la volontà del Signore si manifesta quasi sempre attraverso la mano dell'uomo, per cui prestare attenzione resta fondamentale, e che sia il Signore o il caso,
Io concordo con lei. Sì, era quello che era, negra. Ma quel che lei intendeva per negra non sarebbe mai stato compreso nello stesso modo da chi, prima che lei se ne impossessasse, le aveva affibbiato questa identità, da chi aveva costruito questa identità per poi vomitargliela addosso. Sì, era negra, era nera, ma solo da quando l'aveva deciso lei, e lo era nel modo in cui l'aveva deciso lei. Grazie. Grazie a tutte voi. Doc, potresti parlare di cosa significa per te doppia coscienza e come si manifesta nel tuo racconto? Allora, la doppia coscienza, come l'hai detto tu prima, come hai detto tu prima, è un, diciamo che è una sorta di fenomeno dissociativo, no? Angelica prima diceva di strategie di appartenenza, parlava di strategie di appartenenza, e la mia strategia di appartenenza mi ha portato a, insomma, a trovare un modo di ricucire questa lacerazione identitaria, no? E questo luogo, io in realtà, questo luogo da cui fare questa opera di cucito, l'ho trovata veramente nell'alterità. Non è infatti un caso che anche nel mio racconto, insomma, io sono seduta fuori a raccontare ciò che mi accade attorno. Quindi ho una percezione alterata di me stessa all'interno dei contesti in cui vivo, ma in un certo senso la lucidità di raccontarli. Solo che la lucidità di porsi al di fuori di quello che si vive e di raccontarlo non è lo stesso che viverlo, no? E questa non è una cosa che ho insomma elaborato io, ma c'è voluta la psicoterapia che mi ha fatto comprendere che una cosa, per quanto tu possa averla lucidamente davanti e insomma avere la capacità di tratteggiarne i confini, nel momento in cui tu la vedi, te l'analizzi, te la dici e a quel punto esterni insomma l'atteggiamento, il comportamento che ti deriva da quella percezione lì, non è già più reale, e quindi vivi sempre una connessione che non ti restituisce, no? Il video e il parlato allo stesso tempo, e la doppia coscienza per me sta in questo. Grazie, Doc. Alessa, puoi dirci cosa significa per te doppia coscienza e se ci sono anche se hai pareri simili di Doc? Sì, poi inizialmente. Diciamo che è una doppia coscienza che però poi a seconda delle varie intersezioni identitarie che ti attraversano ne diventa doppia, tripla, quadrupla e via dicendo fino a tornare ad esserne soltanto una, no? La fase di passaggio alla doppia coscienza, un po' come per Matilde, è che esistono delle affermazioni che la società normativa e predominante fa su alcuni corpi e che sono semplicemente false, per cui per me c'è stato un momento in cui ho capito che mi avevano raccontato tantissime bugie, che c'era tanto di me che non sapevo e che mi sarei dovuta fermare e conoscerlo, presentarmi, no? E diventare
negra, possibilmente, te lo voglio dire io, ma sento che questo mi facesse venire di nuovo i brividi, senza che questo mi ricatapultasse di nuovo in uno spazio di trauma. Quindi poter guardare al trauma, abbracciarlo, prendermene cura e stabilire semplicemente chi volessi essere. Quindi la doppia coscienza per me è semplicemente la possibilità di abbracciare tutte le mie identità ed essere chi voglio, indipendentemente da quello che la norma stabilisce come valido, e renderti anche conto che sei sempre qualcos'altro a seconda degli occhi che ti guardano, no? Perché se sei una persona non etero in uno spazio anche fatto di altre persone razzializzate, ma principalmente eterosessuali, sei altro da loro. Se sei disabile in uno spazio fatto principalmente di persone normodotate, sei altro. Quindi la doppia coscienza mi ha anche permesso, anche attraverso Grada Chilomba, per me è stato un momento fondamentale all'interno della costruzione e rivalutazione della mia identità, no? Chi è altro? Chi stabilisce che io sono altro e non chi finora ha sempre detto che io fossi altro o che io fossi l'elemento di diversità, no? Quindi accettare ed essere conniventi con un'idea di diversità significa anche accettare che esiste una norma a partire dalla quale tutto il resto è deviante. Quindi io, questo anche Matimba lo dice al suo amico Nano, chi sono gli altri? È una domanda che lascio, che mi faccio ogni volta che mi guardo allo specchio e che lascio nell'aria. Chi sono io, chi sono gli altri, chi sono gli altri, chi sono io? Sempre dipende da dove sei seduta e da dove guardi. Grazie Alessa. Sì, il libro di Grada Chilomba, Plantation Memories, è un libro molto importante, grazie. Addis? Io mi ritrovo molto nelle parole sia di Indac che nelle ultime parole di Alessa, perché per me doppia coscienza coincide con doppia percezione, quindi la percezione che ho io del mondo e la percezione di come vengo percepita invece, come vengo percepita in quanto corpo che è discostante dalla maggioranza nel contesto in cui vivo. Ed è una cosa a cui più passa il tempo e più faccio attenzione a come mi relaziono, quindi è anche un dualismo di comportamento a seconda di chi ho di fronte. Se ho qualcuno che ritengo possa capirmi o qualcuno che probabilmente mi interpreta come la maggioranza nel mondo occidentale potrebbe intendermi, e quindi a seconda delle situazioni e dell'interlocutore, dell'interlocutrice, mi ricalibro. Questo anche è per me doppia coscienza. Grazie Ade. Grazie. Quindi se voi avete delle domande potete anche scriverle nella chat, ma per cominciare io ho una domanda ma vorrei anche, mi pare, forse Indac, se tu hai una domanda
No, questa cosa che diceva Hades, non è tanto una domanda, ma questa cosa che diceva Hades del, insomma, trasformarsi rispetto allo sguardo di chi, insomma, ti osserva, per me è stato evidente anche per una questione semplicemente linguistica, no? E una volta ho provato a scrivere una stessa cosa in italiano e in Wolof e mi sono resa conto che da una lingua all'altra, pur raccontando la stessa cosa, arrivavo a una conclusione diversa e a, una percezione io stessa di me stessa davanti, e questo penso che sia proprio la manifestazione della doppia conoscenza, no? Che si manifesta a seconda della lingua con cui la chiami, che si manifesta rispetto allo sguardo e all'orecchio di chi hai di fronte. È una ricchezza, e poi però ti fa anche dire sì, se non sono veri i miei pensieri, che cambiano così tanto, che cosa c'è di vero? è vero quello che penso, è vero quello che dico, è vero dove sto. Certo. Cioè, è molto stancante di trasformarsi sempre secondo uno sguardo di una nazione, di un popolo, come ti dicevi tu, Alessa, di un altro, chi è quell'altro. E per questo è molto importante di creare se stesso, di essere orgoglioso di se stesso, di anche direi vivere, essere in comunità con le altre, e future ha portato questa comunità. E vorrei farvi una domanda per concludere. Il libro si chiama Future perché c'è un legame con il futuro, però secondo voi qual è il legame con il futuro e questo libro? Beh, io direi che, se posso prendere la parola, che il futuro è già qua, nel senso che già future parla dell'oggi, ma getta le basi per quello che sarà il futuro dell'Italia in senso di rappresentazione letteraria, in cui finalmente verranno pubblicate voci che si discostano dalla maggioranza e che verranno integrate e riconosciute come voci italiane e afrodiscendenti, voci italiane e nere. E quindi spero con questo libro e con questa antologia e sicuramente poi con tutti i lavori che stanno portando avanti anche le colleghe e le compagne di aver gettato un po' le basi per un futuro quantomeno in Italia più aperto, più diverso. Beh, diciamo che dopo Future, due delle nostre future hanno pubblicato due libri, infatti, Speranze e Giara, e hanno pubblicato appunto Manifesto di una donna nera e poi basta, Manifesto di una donna nera e Ladra di denti, quindi penso che Future abbia un po' forse creato quel terreno, no? Fertile anche a livello editoriale, in cui non si è più da soli, no? Nel pubblicare una cosa del genere, ma è qualcosa anzi che il pubblico richiede, che vuole sapere. Le nostre presentazioni, io pensavo ancora adesso, dopo un anno e passa che il libro è uscito, ancora abbiamo persone che ci chiedono di fare presentazioni, e questo davvero mi sorprende e mi fa capire la voglia che c'è di confrontarsi con certi temi e con certe esperienze che però l'editoria italiana non ti dà modo di leggere.
Parlando del mio futuro, del racconto e del libro, diciamo che quello che il mio racconto forse può dire è che il futuro è nel passato, nel senso che se non si parla di passato non si va molto avanti, e l'Italia ha in questo proprio, insomma, tanto lavoro da fare. Quindi il mio, quando mi è stato chiesto di fare questo racconto sul futuro, questo era l'unico elemento che avevamo quando siamo state contattate da Ijaba, Francesco e Silvia, un racconto sul futuro. E per me l'idea è stata subito di pensare al passato e a questo futuro nel passato, che è interessante perché in inglese c'è una grammaticale che è future and the past, che per noi di lingua latina è una regola grammaticale molto difficile da capire perché è una specie di condizionale. Però secondo me questo è un po' quello che succede, nel senso che per parlare di futuro bisogna parlare di passato, e c'è questa idea che tutto sia possibile, che ci sia almeno la possibilità di un atto, di un gesto che parte dal passato e si trasmette nel futuro. Quindi ecco, per me futuro e passato sono assolutamente due aspetti della stessa medaglia. Per me è stata esattamente la stessa cosa. E la prima cosa che mi è venuta in mente è stato proprio l'impossibilità di parlare di futuro senza risolvere, nei limiti della possibilità di poterlo risolvere, il passato, no? E credo profondamente nella ciclicità. In un movimento circolare per cui presente, futuro e passato sono sempre presenti. Noi in quanto corpi siamo anche manifestazioni di chi c'è stato prima di noi, soltanto dal punto di vista materiale, ma anche chi non c'è più fisicamente è ancora qui, e noi ci saremo comunque anche quando materialmente non ci saremo. Quindi credo profondamente nella circolarità del tempo e di come questi tre elementi si alimentino costantemente tra di loro. Nello specifico poi della questione dell'esperienza coloniale, piuttosto che di quando si parla di corpi razzializzati inseriti in un contesto, come prima diceva Hades, no? I miei genitori vivono nel paese del colonizzatore, quindi è impossibile non sapere cosa è successo prima, perché siamo qui, e poi poter costruire sapendo da dove veniamo, no? Quindi anche per me Il primo pensiero è stato potremo parlare di futuro solo guardando e risolvendo il nostro passato. Sì, non ha neanche senso che risponda, perché direi solamente con parole diverse quello che hanno detto. Io mi trovo perfettamente d'accordo. Concludi tu con uno dei tuoi delle tue conclusioni. Ok. Niente, siamo qua, stiamo lavorando e continueremo sempre di più, quindi sentirete parlare sempre di più di noi e di compagne come noi, delle nostre sorelle, delle nostre figlie, nipoti, e veramente costituiranno un futuro più prospero. Sì, grazie, io potrei parlare con voi per tanto più tempo, e dopo questo discorso, questa discussione, secondo me mi sembra che fosse un filo rosso conduttore tra i vostri racconti è proprio la costruzione e la ricostruzione della storia,
e così si può vivere nel presente e guardare il futuro. E quindi spero che siete forse d'accordo con questo parere, ma come ho detto possiamo parlare per tanto più tempo, ma bisogna concludere. E vi ringrazio, anche ringrazio la Casa Italiana per questa piattaforma per permetterci di parlare di questa antologia future, e la prossima è l'ultima puntata di Virtual Salons. Mm-hmm. Siamo già all'ultima puntata che andrà in onda, saremo anche la prossima volta il 2 dicembre, concluderemo davvero in bellezza, diciamo, perché il tema sarà la cittadinanza, quindi Citizenship Now sarà in inglese, e avremo come ospiti la nostra sorella Camilla Ho, Benedict Ciumpa e Selam Tesfai, e quindi insomma sarà una puntata bella. Io volevo però ringraziarvi tutte, è stato davvero insomma un incontro a cui tenevo tanto, e devo dire che anche se virtuale però ci siamo sentite, e quindi questa è stata la cosa più importante. Come sempre volevo ringraziare Candice per insomma facilitare, no, questa conversazione con quattro persone, e che non è facile, tenendo conto anche di quello di cui parlavamo, quindi grazie mille, e Giulia, nel nostro tecnico che non si vede ma che gestisce la regia. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Alla prossima, ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.